Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video prodotti terminati. Ho terminato un bel po' di cose, cominciamo subito. Il primo prodotto è uno shampoo dell'Equilibra, lo shampoo anticaduta fortificante, eccolo qui. Mi è piaciuto molto, è delicato, non mi ha dato nessun problema ai capelli. Contiene aloe, argan e keratina, quindi apporta sia idratazione che proteine, quindi assolutamente un buon prodotto. Altro prodotto che ho amato molto è della Homia ed è il balsamo capelli biologico all'aloe vera, delicato, idratante, un ottimo formato che è da 200 ml, assolutamente consigliatissimo. Poi vediamo se ho qualcos'altro per i capelli. Questo sono diverse cose. Allora, prodotto solamente flop, flop, flop. È lo shampoo solido della Respire. È uno shampoo biologico francese e shampoo solido, tipo quelli di Lush, che ho trovato nella Birchbox. Assolutamente no. Allora, ho utilizzato spesso gli shampoo solidi della Lush e mi piacevano. Questo assolutamente non pulisce i capelli, li lascia appiccicosi. No. Infatti l'ho smaltito andando a pennelli perché sui miei capelli assolutamente non andava bene. Terminato anche l'olio di ricino bio, questo l'ho acquistato su Amazon. Vi lascio il link sotto perché è assolutamente ottimo come olio, l'ho già ricomprato. Come ho terminato e dovrò assolutamente ricomprare i cristalli liquidi di semi di lino di Provenzale, un mix di olio del tutto naturale, ottimo per i capelli. Passiamo al bagnoschiuma, ne ho uno soltanto ed è di Aqualina, il classico zucchero a velo, solita profumazione che io amo, assolutamente buon bagnoschiuma. Ok, skincare, qui c'è tipo un mare di roba, c'è anche del make up però. Allora, andrò molto random. Allora, crema viso della Holution Cheek Matte, questa l'ho trovata sempre in una Birchbox. Nì, nel senso, se cercate una crema mattificante per pelli misto grasse, leggerissima, che poi è il claim di questa crema, ottima perché è assolutamente proprio leggerissima e quasi acquosa, quindi non si sente sulla pelle. Per me, che ho attualmente una pelle, diciamo, normale, né troppo secca né troppo grassa, era un po' troppo poco. Però, comunque, per le persone per cui è stata creata, ve la consiglio. Poi, della Dr. Botanicals, la Lemon Superfruit All-in-One Rescue Butter. Questo è un balsamo multiuso, io l'ho utilizzato come crema notte. È un balsamo molto denso che profuma tantissimo di limone, ma quando voi andate a massaggiarlo sul viso, praticamente si assorbe in un nanosecondo. Quindi, seppur sia un prodotto corposo, si assorbe velocemente. E per me è stato veramente ottimo per il periodo in cui avevo la pelle secchissima, me l'ha praticamente rigenerata. Quindi consigliatissimo. Sapete che non tutto di quel marchio mi è piaciuto, ma quello assolutamente sì. Come un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo dello stesso marchio, Natural Botanicals, è il Coffee Superfood Rene Wild Facial Exfoliant. E questo è uno scrub al caffè, profumo di caffè in una maniera pazzesca e ha una granulometria abbastanza importante, quindi vi devono piacere gli scrub belli intensi. Ma non secca la pelle, la lascio idratata perché comunque dentro contiene degli oli, profuma di caffè, amata, amato, amato, amato. Poi, ho terminato della Caudalie, della linea Mio Pure Lotion Purificant Punette, sostanzialmente il tonico. È un tonico purificante, mi è piaciuto moltissimo perché purifica la pelle ma senza seccarla. È assolutamente un ottimo prodotto, molto delicato. Poi, della Shiseido, la Extra Rich Cleansing Foam, questa mini size di mousse per pulire il viso. Vi ricordo che vi lascio sempre nell'info box il link a tutti questi prodotti. È una mousse delicatissima che vi va però a pulire in profondità il viso. Mi è piaciuta tantissimo. Come stesso concept, anche questa l'ho amata molto. Della Belif, l'Aqua Bomb Jelly Cleanser. Questa però ha più una sorta di, sì, sempre una sorta di crema che quando la mettete a contatto con la pelle vi fa la schiumetta e vi pulisce benissimo ma con grande delicatezza. Poi,
Amata anche questa, la mousse Nettoyant Fleur de Vigne. È una mousse sempre per lavare il viso, questa è di Caudalie. Anche questa, ovviamente, questa è una mousse, è delicatissima. E anche questa mi pulisce però in profondità il viso senza seccarlo. Perché in questo periodo io posso usare solo cose che non mi seccano il viso, perché ho la pelle molto sensibile. Poi, della Benefact, il Pore Minimizing Cleanser. Anche questo è un cleanser effetto gel. Questo dovrebbe anche minimizzare i pori, sinceramente non ho visto questo effetto minimizzante. La profumazione non la ricordo, ma non credo che ci fosse. E diciamo che però questo qui mi è piaciuto meno degli altri, quindi ve lo consiglierei meno. Vediamo se ci sono altri cleanser. Sì, l'altro cleanser è della Bosch ed è il Purifying Gel Cleansing. Questo lo consiglio specialmente a chi magari ha una pelle più pura, però vi dico che è delicatissimo e pulisce molto bene anche questo in profondità. Ok, poi struccante. Struccante, ho amato la follia, il Source Micellar di garanzia, questo l'ho trovato in una Birchbox. È un'acqua micellare delicatissima, profumata, profumo buono, veramente buono e delicato e meravigliosa, meravigliosa. Poi, struccante bifasico della Lancôme, il Bifacil. Questo è un ottimo struccante bifasico che vi toglie qualunque make-up. Ho utilizzato anche questo per dirvi, l'acqua Demaquillon Waterproof Home Micellar Pure Oil della Sephora, che è un'acqua micellare bifasica. Entrambi struccano molto bene, però questa qui decisamente di più. Poi, sieri. Siero Aloe Filler Siero Effetto Mela della Equilibra. È un siero 100% naturale. Effettivamente, quando voi andate ad applicare, si asciuga subito e vi dà un effetto tensore che non credo sia curativo. Cioè, non so quanto sia curativo, però effetto immediato è vero perché vi dà proprio l'effetto tensione. Quindi mi è piaciuto molto. Come mi è piaciuto molto. Nell'acqua da lì, il Serum Infusion Anti-Imperfection, questo qua è un siero anti-imperfezioni e devo dire che per quando la mia pelle era veramente molto incasinata, questo ha fatto un'enorme differenza. Poi, maschere. Ho terminato questo duo di maschere della Herborist, che è la White e la Black. Allora, la Black pulisce molto in profondità e senza seccare eccessivamente la pelle, mi è piaciuta tantissimo. La White meno, perché dovrebbe essere idratante, ma non l'ho trovata poi così idratante. Poi, ancora, altra maschera della Laneige, la Water Clay. Questa è molto carina perché è l'argilla. È una maschera purificante che però non secca la pelle, non la irrita, veramente consigliata. Infine, mi ero dimenticata quest'altro struccante. Sto correndo, perché sto correndo? Non lo so. Della Anne Haraday, la Moringa Cleansing Balm. Di questi ne finisco tantissimi perché amo, è un balsamo. Beh, ormai è certo, farvi vedere. Comunque è un balsamo tipo il Tech De qualcosa di Clinique, Tech De Off, credo, che strucca e strucca la qualunque senza irritare la pelle, anzi idratandola. Ottimo. Passiamo al make-up. No, scusate, c'è ancora un po' di skincare ed è della Nanips, il 101 Ointment, questo è al cocco. Amo questo balsamo labbra, profuma di cocco, sa di cocco. Quindi il profumo è buonissimo, l'applicatore è così molto comodo e vi idrata la le labbra alla perfezione, lo amo, lo dovrò ricomprare questo. Make-up. Allora, primo prodotto terminato, che in realtà più che make-up rientra sempre al confine tra make-up e skincare, ed è della Farsalia Rose Gold Elixir. È un orietto di rose che potete utilizzare misciato al make-up, per esempio per se avete una pelle molto secca, oppure anche da solo, diciamo come step finale del skincare. Io l'ho utilizzato in entrambi i modi, super funzionale, ottimo prodotto e contiene anche oro. Poi, della Revolution, lo Sport Fix, è uno spray fissante. Devo dire che l'odore di questi spray in generale dell'Evolution non mi fa impazzire. La consistenza è per tutti molto buona, cioè nel senso, in realtà uno o l'altro non ho visto nessunissima differenza di tenuta, però comunque loro lo fanno, idratano e fissano il make-up, quindi per quello che costano sono consigliati. Poi, della Too Faced ho terminato la Peach Blur, questa cipria di finitura, cioè questa l'ho anche scavata, cioè, per
prenderne ogni traccia. Mi è piaciuto tantissimo e già il backup trovo che sia ottimo. Non va benissimo se hai la pelle chiarissima perché tende leggerissimamente a scurirvi, ma già con questo colorito va benissimo. Poi, occhi. Ho terminato il... Come si chiamano? Sti cose, non mi ricordo. Il Glimmer and Glow di Stila. Questa è la mini size nel colore Kit and Karma, che era questo oro bellissimo. È una sorta di oro barra champagne con i glitter, vedete? Bellissimo. Questo lo usavo molto anche sulle spose perché non è di quelli super super sbam, però comunque dà molta luce. È bellissimo. Purtroppo è finito. Infine è finita anche lei, che è la matitina, non se ne manco più, di Kiko. Era la 06, vedete, non c'è più manco la mina. E questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Un bacione.